Ciao a tutti, bentornati nel canale, benvenuti in questo nuovo video. Allora, queste unghie hanno una ricrescita di 4 settimane e andrò a fare un cambio forma, ossia voleva passare dalla square ad una mandorlina. E ovviamente questo è un lavoro da salone, viene così detto da salone, e quindi i lavori da salone non è che non siano precisi, ma sono, come posso dire, più semplici. Quindi magari vedrete una mandorla che non è come magari una mandorla quando è appena ricostruita e con i criteri che ci hanno insegnato. Ovviamente i passaggi fondamentali, quelli ci sono sempre, la struttura di base ci deve essere sempre, ma quando facciamo un lavoro da salone, diciamo che è più tollerato il fatto che non siano proprio come quelle che vediamo nelle fotografie. Allora, ho tolto il colore e non sto assolutamente andando a toccare la lunghezza perché mi serve dopo per andare appunto a creare, a stondare e a creare la mandorla. Preparo l'unghia naturale come sempre con il sanding bands e farò quello che faccio sempre, quello che vedete nei video, tutti i passaggi che faccio sempre. Lei le porta abbastanza corte, quindi ovviamente andrò anche a togliere, oltre a togliere gli angoli, andrò anche a togliere un pochino di lunghezza. Per questo non ho assolutamente toccato, la lunghezza in fase di rimozione del vecchio prodotto. Allora, tolgo la polvere, con lo spazzolino, con il cleaner deidratante e poi procedo all'applicazione del primer, scaricando sempre il pennello, ve lo dirò in tutti i video e per sempre, e poi vado con l'applicazione del gel di base. Per poi andare su tutte e quattro le dita insieme con il gel di struttura. I pollici li faccio sempre per primi e da soli. Quindi adesso sto andando a riempire la ricrescita, ma anche a portarmi un po' di prodotto su tutta la lunghezza dell'unghia fino alla punta, anche se poi andrò a stondare e ad accorciare perché mi servirà per avere una struttura più solida, visto che poi andrò anche a limare da sotto l'unghia. Quindi adesso vado a dare la forma, quindi tolgo gli angoli e mi creo la mia mandorlina. Vado prima a togliere appunto gli angoli, a limare anche da sotto, a controllare che i due lati siano alla stessa altezza. E poi vado appunto a cominciare a definire la struttura da sopra. Questo pezzettino di clip l'ho lasciato a velocità normale, senza accelerarlo, appunto per farvi vedere la verità. Invece poi qui ho accelerato per, insomma, per non far durare troppo il video.
In questi momenti di buco vi ricordo che giù nell'info box ci sono dei link che possono interessarvi sia di alcune rimanenze di prodotti che ho, che erano rimanenze di negozio, tra cui gel, le punte della fresa e altre cose. E poi c'è anche il link al mio secondo canale dove non tratto di unghie, ma di altre cose, se vi interessa andare a guardare. Ora con la punta stondata, la punta di sicurezza, questa è grana extra fina, vado appunto a limare il girocuticole, ad assottigliare il prodotto nel girocuticole, togliere tutte le eventuali imperfezioni e anche a limare da sotto l'unghia per ricreare la curva C e per dare il giusto spessore, che non siano troppo spesse in punta. Anche qui a velocità normale, a velocità vera. E poi qui invece ho accelerato. Dopo aver passato la fresa, mi piace sempre finire la limatura comunque con la lima manuale per appunto andare a fare quello che vedete, aggiustare eventuali bozzettini o appunto definire bene la punta e rendere la superficie dell'unghia più omogenea se tante volte la fresa mi avesse lasciato dei solchi, dei segni, oppure un eccesso di prodotto in punta. Con il buffer finisco di livellare la superficie e poi, come al solito, vado a togliere la polvere sempre con il cleaner. E poi un altro passaggio che faccio sempre, ma che continuo a ripetere che non è obbligatorio, ma io mi trovo bene a farlo, è passare il primer acid free nel girocuticole. Ora passo alla stesura del colore, che è un semplice rosso, e niente, il lavoro finisce così. A volte, la maggior parte delle volte, i lavori che mi vengono richiesti sono semplici. Quindi a volte anche evito di fare video perché insomma diciamo che c'è poco da vedere, però ho pensato che questo potesse essere interessante visto che era un cambio forma e un lavoro di tutti i giorni, un lavoro che può capitare tranquillamente tutti i giorni e non sono le unghie che ci facciamo su noi stesse, magari molto articolate, molto lunghe, eccetera. Quindi questo è quanto. Come al solito ho fatto i pollici. No, il pollice lo faccio adesso quando stendo il colore. Anche in base al colore che mi trovo davanti,
decido se farlo da solo o se li faccio, se faccio tutte e cinque le dita insieme. Ora vado con la seconda passata, sempre con il pennello un po' più carico di prodotto. La prima passata tendo a farla sempre un po' più tirato, con il prodotto più tirato, e poi chiudo le punte con la seconda passata. Ok, ora vado a chiudere e il pollice, i pollici, con il sigillante li faccio, sì, da soli, così vanno da soli in lampada. E, del sigillante io faccio una prima passata a smalto e senza andare in lampada subito con il pennello con un po' più di quantità, vado a riempire di nuovo l'unghia in modo che si livelli e diventa più omogenea. Con l'olio per cuticole vado a togliere lo strato di dispersione e questo è un semplice lavoro finito. E unghie rosse sempre eleganti, vanno sempre bene. Lasciami un like se ti è piaciuto il video. A presto, ciao!